Ed eccoci ad un nuovo appuntamento con le Eurovision Reaction, questi appuntamenti dedicati ai primi ascolti delle canzoni che nel prossimo mese di maggio parteciperanno allo Eurovision Song Contest di Tel Aviv. Abbiamo scavallato il giro di boa della prima semifinale dalla Slovenia, ci spostiamo dall'altra parte del mondo, proprio andiamo agli antipodi, in Australia. E voi direte, ma come? Si chiama Eurovision Song Contest e partecipa l'Australia? Sì, è vero, l'Australia non è Europa e questo diciamo che è abbastanza tautologico, ma l'Australia è fortemente europea. Tanti sentono ancora il legame con la loro terra d'origine, italiani, serbi, greci, insomma chi più ne ha più ne metta. E quindi l'Australia partecipa da invitata all'Eurovision Song Contest, pur non facendo strettamente parte neppure del circuito eurovisivo, lo fa dal 2015, ha quasi sempre figurato bene, vedremo quello che farà con Kate Miller-Heidke, il brano si intitola Zero Gravity, Mosica! Oh mamma mia. Allora, lei sembra Bebereggia con la coroncina di Lucia Mondella dei Promessi Sposi e poi un'armatura da trono di spade. Cos'è? Ma pochi scimmiottamenti di quello che è normalmente stato proposto negli ultimi anni all'Eurovision, eh? Ah, che cos'è quella roba? Sta sull'Australia Square? Cos'è? Ma poi dietro perché quella dondola e vacilla pericolosamente? Cioè la canzone proprio sono quelle robe che passano sotto silenzio. Ti chiede pure se abbiano davvero partecipato. No, dai, no. Cos'è? Una liricata a caso? Ma che roba è? Ma sì, lanciamo pure qualche urletto, va! No, sto pezzo davvero non ha senso. Ma tutto in generale non ha senso. Oh, l'Australia porta cosa? Cioè, veramente? Allora, il mio livello di sconvolgimento dopo questo primo ascolto è analogo a quello riguardante la Polonia. Il problema è che proprio qui siamo sul fondo del barile, cioè perché
Ok, posso capire brani lontani dal mio gusto e lontani. Ma sta roba proprio non ha un minimo di senso questa canzone qui dell'Australia. Ma neanche ricercandolo con la bacchetta da rabdomante. Boh. Ma magari a qualcuno piace, cioè. Vabbè, australiani, non vi offendete, ma 3,5 spaccato e non ci vediamo ai prossimi appuntamenti.